Grazie. Buonasera a tutti. Prego i donatori che sanno di essere premiati di venire qua. Grazie. Anche Francesco, se riesce a venire qui oppure fa il suo percorso. Come ti senti? Bene. No, sono molto soddisfatta. Devi cominciare e continuare. Perfetto. Allora continua così, Beatrice. Sì. Stai qui vicino. Un applauso per la prima. Grazie. Palazzo Cinzia. Eccola. Allora. Applauso. Pedro Beatrice. Non l'ho vista. Pedro Beatrice. Arriva, eccola. Altra carissima donatrice lonatese che ha cominciato anche lei il suo percorso, giusto? Quindi stai andando avanti anche tu. Hai tempo per farne tantissime. Grazie, grazie mille. Andrigo Fabrizio. Cominciamo che ci sono anche gli uomini, eh? Ci sono donne e ci sono uomini. Andrigo Fabrizio, ti sei nascosto? Eccolo, eccolo. Altra grande. È argento. Abbiamo passato di livello. Lui ha al suo attivo 21 donazioni, però anche tu hai davanti ancora un bel percorso. Perché vi ricordo che si può donare dai 65 fino ai 70 anni se uno è in buona salute. Quindi hai tutto il tempo che vuoi. Grazie Fabrizio, grazie. Colognese Emanuela. Colognese Emanuela, eccola, perfetto, ciao. Anche tu hai fatto, hai il tuo attivo 13 donazioni, quindi anche tu hai tempo e voglia sicuramente di farle. Grazie per quello che fate, grazie mille. Eccolo. All'attivo sono 19 donazioni, Alessandro, e se non sbaglio è tua moglie che è appena diventata donatrice. Eccola, anche lei, facciamo una bella foto. Lei ha fatto la prima, giusto? Perfetto, quindi... Vedete che è contagiosa la cosa, quindi da marito a moglie, moglie a marito si può fare. Grazie. La porta Gianluca. Eccolo. Quattordici donazioni all'attivo, anche lui ha un futuro davanti, giovanissimi. Grazie. Allora lui ha 19 donazioni all'attivo, anche lui ha un futuro davanti di donatore, super donatore. Grazie. Tonazzo Cristiano. Mi ha detto che non c'è, quindi ha mandato la mamma a ritirare, che tra parentesi è donatrice anche lei, quindi vedete che in famiglia è contagioso. Grazie e saluto. Grazie mille.
Bertoli Monica. Eccola, Monica, ciao. Allora, Bertoli Monica. Sono 25 donazioni all'attivo, eh? Avanti così, eh? Perfetto, facciamo la foto, aspetta, stai qua un attimo, perfetto, grazie e continua così. De Giorgi Laura, eccola, anche lei è giovanissima, quindi anche lei ha un bel futuro per continuare, giusto? Perfetto. E posso dire che lei viene da una famiglia di donatori, perché i genitori sono entrambi donatori, quindi vuol dire che hanno seminato bene. Grazie Laura. Martignone Luca, eccolo, Martignone Luca, come premiazione siamo arrivati a loro. Martignone Luca, anche lui è un pezzo di famiglia, perché anche il fratello che dona, giusto? Perfetto, quindi buon vizio. È arrivato a, abbiamo detto, 59 donazioni. Quindi, gira. Complimenti e continua così. Che fino a 70 anni ci vogliamo sano e donatore. Grazie. Mirenzio Antonio. Mirenzio Antonio. Non c'è? Niente, lo togliamo più via, magari arriva più tardi. Santonella Manuela. Tutto bene con le donazioni? Bene, grazie, sì, sì. Bene, benissimo. Sì. Donate, donate, donate. Ascolta, andate là che facciamo. Grazie, grazie mille. Allora, te lo dico, quante donazioni hai fatto? Sono 43, ok? Continua così. Allora, Turconi Maila, eccola. Sicuramente, eh? Infatti, avanti, avanti, avanti. Bene. Allora, anche lei ha all'attivo più di 30 donazioni, quindi anche lei molto giovane, può continuare avanti così. Coraggio, giusto? Qualcosa da dire? Grazie, grazie per tutto quello che fai. Allora, Veronica Comogli, che non ho chiamato prima, anche lei mi ha detto che era impossibilitata, ha mandato la mamma, le ho attese anche lei, quindi ritira lei il premio, non c'è giusto. Eccolo qua. Dallo alla Veronica ringraziando di tutto quello che fa. Grazie. Non ho chiamato te. Iniziante Antonio. Iniziante Antonio.
quindi... Anche tu sei arrivato a, come dico, sono 33 donazioni, molto bene, continua così, grazie, girati che facciamo la foto. Allora, non ho chiamato qualcuno che è qua? Sì, sì. Perché gli ultimi quelli che hanno... Allora, è con grande piacere che vi dico che abbiamo due donatori che hanno raggiunto il numero di 100 donazioni. Hanno cominciato molto presto e li chiamo tutti e due. Alfio Miatello e Riccardo Marcazzani. Bravo Alfio! Mi chiamo Morena Bernacchi. Bravo Alfio! Morena Bernacchi ne ha fatte 54 e... Sì. Girati! Luca, vieni qua! Una bella foto. Abbiamo Angelo Nisoli che è stato uno dei più proficui donatori, è stato, e però è ancora qui a raccontarlo. Ok, grazie Moreno, grazie mille. Allora chiamo Claudio De Giorgi e Giovanni Frantini qua tutti insieme. Tutti insieme appassionatamente. Questi hanno raggiunto dei traguardi non indifferenti. Alfio e Riccardo sono 100 donazioni. Non so dove possono prendere il sangue, però lo prendono. Bravo Alfio! Bravo Riccardo! Marco? Eccoti. Allora, lui è un giovane donatore di Lonate Ceppino e quindi vorrei che fosse lui a premiare quelli che hanno fatto 100, perché anche lui ha appena iniziato, ma è la strada lunga. Bravo! Siccome hanno fatto 100 donazioni, l'acqua, abbiamo la maglietta del super donatore, la mettete quando andate a donare, per te e l'altra per Alfio. Alfio è un distintivo e questa è la maglietta, girate che vi facciamo la foto. Teniamo. Grazie davvero e continuano a donare, quindi le 100 le hanno già superate. Ecco. Bravi. Allora, adesso non sono venuti. Adesso abbiamo un altro premio importante da dare. Claudio e Giovanni, per favore venite qua. Grazie. Sono cittadini meritevoli, come si dice. Loro hanno donato tanto, arrivato fino a quasi 50 donazioni e Giovanni ne ha fatte 93 e quindi come riconoscimento gli
abbiamo una bella targa, vi dico cosa c'è scritto. Con gratitudine e stima per il prezioso contributo e costante impegno, quale donatore di sangue. Grazie mille a tutti per la vostra veramente coraggiosa esperienza. Grazie, grazie a tutti. Bravi! Abbiamo premiato tutti? Bene, mi sembra di fare un applauso finale per tutti, grazie, è un momento giusto. Abbiamo finito, vi ricordo se volete informazioni di venire qui al campo. Ci sono anche un po' di gadget da prendere se volete, non abbiate paura, qui non togliamo il sangue, diamo solo informazioni. Grazie. Grazie a voi. Un applauso ad Anna dell'Avis, di Renato Sottino, grande